Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video e bentornati su Inter Milano 19. Come vedete sono tornato a casa e come potete vedere oggi andiamo a fare qualcosa di molto molto particolare. Andiamo a pronosticare tramite questo bellissimo simulatore, diciamo, di simula praticamente l'estrazione dei vari gironi di Champions A, B, C, D, E, F, G, H. E andremo appunto a simulare tutti quelli che saranno le squadre italiane, chi affronterà chi, quindi il Napoli, l'Inter, il Milan e la Lazio. Vedremo chi affronterà nelle varie, appunto, nelle vari gironi. Prima di iniziare però ragazzi vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e ovviamente se volete anche condividere il video così da appunto far conoscere il mio canale a più gente possibile e creare il nostro piccolo pubblico, ma adesso iniziamo subito con il centro del video, il fulcro. Iniziamo tirando fuori la prima squadra che è il Barcellona. Procediamo con la seconda squadra che è il Benfica, la terza squadra che è il Siviglia, che ha vinto l'Europa League, quindi è come prima nella testa di serie. Estraiamo la quarta che è il Paris Saint-Germain, che sarà la prima del gruppo D. Estraiamo il Napoli che sarà la quinta e capo del numero E. Manchester City nel gruppo F, Bayern nel gruppo G e Feyenoord nel gruppo H. Estraiamo adesso le squadre che sono in seconda fascia, iniziando da il Manchester United è uscito e può uscire in A, B, C e D. Vediamo in D, il Manchester United andrà con il Paris Saint-Germain. Poi il Porto può andare in F, H, G e H. F, G, H. Porto, Napoli. Quindi il Porto va ad affrontare il Napoli. Diciamo che il Napoli per adesso ha avuto buona fortuna. Esce il Real Madrid che andrà ad affrontare il Feyenoord. Quindi sorteggio fortunato per adesso anche per il Real Madrid. L'internazionale esce, quindi l'Inter che può affrontare tante tante cose. Vediamo Siviglia Inter, ecco anche qua utile. Questo è un sorteggio utile. B Arsenal, Arsenal Barcellona, questa è interessante. Dortmund può entrare solo nel B, quindi Dortmund Benfica. Manca l'Ipsia e l'Atletico. L'Atletico andrà a affrontare il Bayern, questa è difficile per il Bayern e per l'Atletico. E poi l'Ipsia Manchester City si incontrano sempre in Champions, è da 3 anni che si incontrano o agli ottavi o, no, scusa, o ai quarti oppure nei gironi. È una cosa veramente che succede tanto spesso. Questa è la squadra serba che non conosco, vediamo dove finisce nel gruppo H. Diciamo il Real Madrid sta andando di fortuna, Feyenoord, questa squadra serba, diciamo che al Real Madrid va molto di fortuna. Salzburg va nel girone con Manchester United e Paris Saint-Germain, povero Salzburg. La squadra Danimarca va nel gruppo B, il Koiken, non so come si lega. La Lazio va nel girone con Arsenal e Barcellona, poveri loro, poveri loro. Tocca al PSV Eindhoven che può andare solo nel gruppo C, quindi insieme a Inter e Siviglia. Ora esce il Milan che può andare, oddio, solo nel girone F e nel girone H. Vediamo dove finisce. Nel girone G. Povero Milan. Bayern e Atletico. Mamma mia, se succede mi metto a ridere tantissimo. Il Braga va nel gruppo F e il Shakhtar va nel gruppo con Napoli e Porto. Il Napoli sta avendo molta fortuna perché ha incontrato Porto e Shakhtar, che sono due squadre abbastanza fattibili. Esce il Celtic, vediamo dove va il Celtic. Va nel girone con il Napoli. Il Napoli è molto molto fortunato in questa estrazione. Il Newcastle può andare solo o con il Real Madrid o con il Milan. Vediamo. Con il Milan, cazzo, sì, Tonali torna ad affrontare il Milan, sarebbe veramente una cosa molto comica. Antewers contro, dove vediamo dove va, nel girone D. Quindi abbiamo due squadre cuscinetto che possono giocarsi l'Europa League e due squadre che di sicuro andranno in Champions, che sono il PSG e il Manchester United. Galatasaray, vediamo dove può andare, nel girone H. Beh dai, Real Madrid, ma che culo c'ha? C'è Feyenoord, Ceyhat,
Galatasaray, cioè Real Madrid, passa con senza neanche faticare. Esce Lens che può andare solo nel F, quindi Manchester United, Lipsia, Braga e Lens. Anche qua il Manchester City ha avuto molta fortuna. Union Berlin può andare o con la Lazio o con l'Inter, vediamo, va con l'Inter. Beh, anche noi ragazzi abbiamo avuto un girone abbastanza fattibile. Lo Young Boys va con la Lazio e l'ultima squadra, che è la Real Sociedad, va con Benfica e Dortmund. Quindi ragazzi, questi sono i gironi di Champions. Ditemi la vostra ovviamente nei commenti e vi invito, se volete, a dirmi quale sarà secondo voi la vincitrice di questo anno della Champions tra tutte queste squadre, ovviamente tra le squadre di fascia alta, perché di sicuro è difficile che un Newcastle possa andare a giocarsi la finale di Champions. Però vi invito ragazzi a scrivere nei commenti quale sarà la vostra squadra che secondo voi vincerà la Champions League. Io vi ringrazio ragazzi per aver visto questo video e noi ci vediamo a mezzogiorno alle 18 per appunto l'estrazione dei veri gironi di Champions. Quindi vi ringrazio di aver visto questo video e ciao a tutti.